Quando Ezio tornò a Firenze e diede a Lorenzo la notizia della morte dell'ultimo dei pazzi, il duca ne fu felice, ma lo rattristò il fatto che la sicurezza di Firenze e dei medici fosse stata ottenuta al prezzo di così tanto sangue. Lorenzo preferiva trovare soluzioni diplomatiche alle divergenze, ma questo suo desiderio lo rendeva un'eccezione tra i suoi pari, i governatori delle altre città-stato d'Italia. I pazzi sono morti, tutti quanti. Devo ammetterlo. Non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno. Neanch'io. Ezio, ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno. L'onore è mio, signore. Cosa farai adesso, figliolo? Ci sono ancora altri che devo trovare. Stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia. No. La bella Venezia. Allora è lì che deve condurti il tuo viaggio. Prima che tu parta, ho qualcosa per te. Un dono. Questa cappa ti identifica come amico dei medici. Finché l'indossi, le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti. Bada però, essa non ti garantisce l'immunità dalla legge. E la fortuna favorisca la tua lama. Buoni frutti e voglio condividere con Andò voi alla questo bottega di fortuna. Leonardo, ma quando arrivò... Leonardo? Leonardo! Mi dispiace, messere, ma è partito. Una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti. L'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia. È una magnifica occasione. Molte grazie, amico. Ezio prese con sé solo ciò che poteva mettere nelle bisacce e dopo un giorno e mezzo si imbatté in un pesante carro. Sotto un telo erano stati ammassati con cura macchinari, modelli e riproduzioni. Leonardo! Ezio? Che fortuna! Io ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? E questo cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Ah, al diavolo. Non ce la faccio a trattenermi. Ezio? Credo di aver scoperto come far volare un uomo. Avanti, su, guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Venezia, che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. Che accade? Non siamo soli. Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti. Nasconditi, presto! Di salire a bordo, falli cadere! Vai, vai! Attento a non rovesciare il carro su un lato! Ezio, qualcuno è salito! Fate le curve strette per far inclinare il carro! Oh!
facciamo? Ci siamo quasi! Va, Leonardo! Sono qui per me, non per te. Ti raggiungo più tardi. Ezio era sfuggito ancora una volta alla vendetta di Rodrigo, ma sapeva che il cardinale non si sarebbe arreso affinché fosse stato sicuro della sua morte. Conficcò gli speroni nei fianchi del cavallo e si lanciò al galoppo per tornare da Leonardo. Proseguì il lungo viaggio, oltrepassando l'antica città di Forlì, ora una piccola città-stato, e dopo poche miglia raggiunse il porto dove lo aspettava Leonardo. Grazie, Ezio. Mi hai salvato la vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Ne dubito. Il valore non è il mio forte. Ti sono debitore, amico. Di niente. Tutti a bordo!
Fra poco si salpa! Quello è il traghetto. Venezia ci aspetta. Il lasciapassare? Di che parlate? Non hai un lasciapassare? Non si entra a Venezia senza lasciapassare. Chi va invitato? Nessuno. Basta. Allora niente da fare. Tranquillo, Leonardo. Mi inventerò qualcosa. Non statevene l'impalate, mi serve aiuto! Ezio aveva osservato la difficile situazione della donna, un po' divertito, ma anche preoccupato. Madonna. Ah, siete carino. Le donne vi apprezzeranno. Non cercavo di far colpo. Solo di aiutare qualcuno in difficoltà. Esattamente il motivo per cui fate colpo. E voi siete messer... Auditore, ma vi prego, chiamatemi Ezio. E tu, Caterina. Ora, Ezio... ti meriti una giusta ricompensa. Hai qualche suggerimento? Forse c'è qualcosa che potresti fare per me. Sono tutta orecchi. Sì, signora. Come volete, signora. Non ti darà più disturbo. Ho provveduto io. Grazie, Caterina. Forse ci incontreremo ancora. Se mai dovessi trovarti a Forlì, sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. Non vedo l'ora di godere della tua ospitalità. Vi prego di accettare le mie umili scuse, signore. Se avessi saputo... Non datevi pena, amico. Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito, il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma.